Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito agli organizzatori ad essere presente a questo momento di approfondimento sul tema delle competenze digitali, essere presente con i mezzi che la tecnologia mi consente, quindi questo contributo video che sarà breve, ve lo rassicuro, anche se quando a dire che sarà breve un avvocato si sa, c'è poco da fidarsi. Scherzi a parte, provo a stare sul tema che mi è stato affidato, che è quello della transizione al digitale, ruoli e responsabilità. In Italia lo sapete, lo sappiamo, si parla di trasformazione digitale, in realtà di digitalizzazione da svariati anni, dall'inizio degli anni 2000 con maggior forza, grazie anche ad alcuni atti e provvedimenti importanti come il codice dell'amministrazione digitale, il decreto 82 del 2005. Eppure, a un certo punto della storia della digitalizzazione del settore pubblico si prende atto che le norme non bastano, non sono sufficienti, così come non lo sono le tecnologie che non hanno alcun potere salvifico di per sé, ma che è centrale il ruolo dell'organizzazione. E quindi, se vogliamo, con un certo ritardo, il legislatore introduce la figura del responsabile per la transizione al digitale. Il decreto legislativo 179 del 2016, attuativo della riforma Madia della pubblica amministrazione, introduce all'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale la figura dell'ufficio responsabile per la transizione al digitale o RTD, quale ufficio a cui sono demandate tutte le attività legate alla transizione verso un'amministrazione digitale ed aperta e di conseguenti processi di riorganizzazione. L'RTD ha una serie di compiti molto importanti che sono stati definiti puntualmente dall'articolo 17,1, che vanno dal governo, dalla pianificazione, dallo sviluppo dei sistemi informativi, fino alle competenze in materia di sicurezza informatica, o quelle in materia di reingegnerizzazione e riorganizzazione, fino ad arrivare anche alle competenze in materia di appalti ST, né di verifica della conformità alle normative e alle linee guida di settore, magari quelle definite dal piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione. Dal settembre 2016, data in cui viene pubblicato il decreto 179, in realtà passa 3 anni, sono passati 3 anni da poco, e quindi forse ha senso fare un bilancio con alcuni numeri sul ruolo e sull'impatto degli RTD. Numeri, stando a IPA, l'indice delle pubbliche amministrazioni, in questo momento soltanto 5.000 amministrazioni, poco più di 5.000 amministrazioni, hanno nominato un responsabile per la transizione digitale. Si tratta di un numero significativo, non c'è dubbio. Ovviamente, anche se ancora non largamente soddisfacente, perché se pensiamo che i soggetti iscritti in IPA sono 22.000, stiamo parlando di circa un quarto delle amministrazioni. Quindi soltanto un quarto delle amministrazioni ha provveduto alla nomina di questa figura. Mi verrebbe da dire quindi che se non c'è un responsabile per la transizione digitale, le altre amministrazioni, gli altri soggetti non stanno agendo in modo strutturato sulla trasformazione digitale, e quindi è difficile che riescano a portare a casa gli adempimenti previsti dal CAD e gli obiettivi definiti dalle azioni del piano triennale per l'informatica 2019-2021. E quelli che hanno nominato l'RTD hanno fatto un'azione che ha avuto necessariamente un impatto positivo sul livello di digitalizzazione dell'amministrazione? Ovviamente la risposta è no, ci sono diversi modi di intendere la nomina, c'è un modo di tipo burocratico per cui viene fatta la nomina, ma poi nessuno effettivamente presidierà, e questo è accaduto in tutte quelle amministrazioni, e sono tante, stando ad alcune indagini che sono state condotte, che hanno nominato soltanto un dirigente, ma non hanno individuato un ufficio. Ebbene, così come prevede l'articolo 17,1 del CAD, il lavoro dell'RTD non è un lavoro per uomini o per donne sole, la trasformazione digitale è un lavoro di team,
Quindi è un lavoro che richiede risorse e staff. Laddove risorse e staff non sono state individuate, naturalmente nei limiti di quanto disponibile, sarà difficile, se non impossibile, fare in modo che questa figura abbia un impatto. Allo stesso tempo, questa figura deve procedere ad un'attività di pianificazione, stando ad alcune rilevazioni condotte sulle amministrazioni comunali, più della metà delle amministrazioni rispondenti dichiara che il responsabile per la trasformazione digitale di fatto non ha adottato nessun atto di pianificazione e programmazione, né sugli acquisti, né sulle azioni da intraprendere, quindi di fatto le attività di digitalizzazione sono delle attività non sistematiche, episodiche, anche in questo caso difficile che possano essere profittevoli, difficile che possano tradursi in una riduzione dei costi dell'attività amministrativa, in un miglioramento dell'efficienza degli uffici o un miglioramento della qualità percepita per i servizi fruiti da cittadini e imprese. Ultimo, ma non ultimo, il tema di cui parlate oggi, che è quello delle competenze. Quali sono le competenze di cui può fare affidamento, su cui può fare affidamento il responsabile per la transizione digitale? Anche su questo, stando sempre ad alcune rilevazioni, soltanto in poco meno del 15% gli RTD nominati sono i responsabili dei CED, dei sistemi informativi delle amministrazioni. Questo significa che la gran parte dei soggetti che sono nominati, più o meno nella misura di un terzo, sono i segretari comunali, ad esempio nelle amministrazioni comunali, che tra l'altro potrebbero anche essere a scavalco tra più amministrazioni, quindi con la matematica certezza di non potersi dedicare a tempo pieno alle attività di trasformazione digitale. Questo cosa significa? Significa che un segretario comunale non può essere identificato come il dirigente dell'ufficio responsabile per la transizione al digitale? Certamente no, il segretario può essere individuato come il dirigente dell'ufficio, a patto però che all'interno dello staff, del team su cui può contare per questo tipo di attività, vi siano anche tutte le competenze idonee per assolvere alle funzioni mastodontiche che sono definite dall'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale. Compito tra l'altro sempre più arduo, soprattutto per le amministrazioni piccole e piccolissime. Ed allora un modo per provare a risolvere queste criticità è duplice. Le soluzioni che possono individuare sono di duplice segno. La prima è quella dell'aggregazione, le gestioni associate che sono già individuate dall'articolo 17 del CAD come strumento sono sicuramente una soluzione a cui tendere, più comuni che si associano tra di loro, oppure enti come le province che forniscono questo servizio, ma anche tutte le forme di cooperazione e collaborazione istituzionale. Penso ad esempio al grandissimo supporto che le amministrazioni regionali possono dare agli enti del territorio, non soltanto in termini di cloud e quindi di PSN, ma in generale per tutta l'adesione e l'implementazione delle piattaforme abilitanti. Insomma, i ruoli della transizione digitale sono naturalmente evidenti, le responsabilità anche, perché il significato di responsabile per la transizione digitale è evidente, non è un mero coordinatore, ma è il soggetto che risponde e che vengono portati a casa una serie di obiettivi. È ovvio che questo soggetto deve essere messo in condizione di lavorare, di poter procedere nonostante i tanti vincoli di risorse e di bilancio che l'amministrazione ha, e in questo l'idea di cooperazione, di collaborazione, tra l'altro un'idea che lo stesso modello strategico del piano triennale per l'informatica porta avanti, quella l'idea di una collaborazione interistituzionale, può rivelarsi assolutamente vincente, perché il gioco dell'innovazione non è una partita che possano giocare i solisti. Io a questo punto, nella speranza di non aver abusato del tempo a mia disposizione, spero però di aver messo qualche tassello sul tavolo, anche perché sicuramente al responsabile per la transizione digitale compete anche un ruolo decisivo nella definizione organizzativa di quali sono i ruoli, le figure necessari e di qual è il fabbisogno di competenze che invece ha presente
rappresenta l'amministrazione in cui è chiamata ad operare. Ancora grazie per l'invito, spero che ci sia occasione per rimanere aggiornato sull'esito dei vostri lavori. Vi auguro un buon proseguimento.